Finalmente in questo nuovo video. Nel caso in cui non lo sapessi, ti informo che andando su edoardoiannone.com/shop oppure cliccando nei link che sono qui sotto nella descrizione accederai al mio shop ufficiale con la nuova collezione dell'estate 2019, tramite il quale vendo tantissime nuove magliette, tantissime nuove felpe, nuovi prodotti come costumi, cappellini ricamati con una qualità veramente altissima. Per ancora pochi giorni lo shop sarà in sconto del 10%, quindi se ancora non hai acquistato nulla e vuoi unirti alla mia famiglia, i link sono qui sotto nella descrizione e buona visione. Chi c'è lì? Cos'hai fatto? Te, fammi vedere la bestia. Non vedo l'ora di provarla e di scoprirla. La 3,5 è tutto originale. Tutto originale? Scarico, tutto? C'hai anche la pedalina? Ostia. Avevo già provato su un 4,5. Sono delle robe assurde. Devi tirarla un po' in giù. Però se la metti sul cavalletto è meglio. Beh, fra, è impossibile. Dai, buon, andiamo. Sai che sono strapreso bene? Non è il primo 4,5 che provo, perché avevo già provato anche quello del fratello di Belo, se vi ricordate. Ma è il primo 4,5 TM che provo. E io, raga, sulla mia prossima volta sono indecisissimo, eh. Ora poi vi spiegherò che cosa ne penso del 4,5. Anche se sono dei pensieri che ho maturato così, senza esperienza. Perché quello che comunque ho provato, l'ho provato in un parcheggio, quindi non è che potessi fare tanto. Ora ho il foglio rosa della 2, quindi non ci sono problemi. Ma c'hai l'elettronico? No? Sì? Cioè, stai camminando senza frizione? Intendo l'elettronico di cambio. Perché ho letto che c'hanno l'elettronico. Cioè, ce l'hai già? Te lo devi far attivare e basta, tipo. Io ho letto una cagata del genere, non so quanto sia vera. E se ce l'hai up and down, cioè, è una figata. Il quick shifter plus. Volevo però, cioè, per una slimitatina qua nella gallerietta, però poteva tirarla, eh. Comunque la vera domanda di oggi è: che pezzo perderà il mio TM? Io, ragazzi, sto ancora ragionando sulla prossima moto, ma sicuramente sarà a 4 tempi, sul quale ti puoi divertire di più. Non è verissimo, perché sul 2 tempi, vabbè, io so che mi scannerete nei commenti, perché c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, quindi ci saranno delle belle battaglie. Ma 2 tempi è molto divertente, ma secondo me rimane una moto quasi giocattolo. Il 4 tempi invece è più un motorone grosso con il quale ti puoi divertire inevitabilmente di più. Ci sono anche diverse scuole di pensiero sul 2 tempi, però si sa che alla fine 2 tempi, soprattutto su moto racing come questa, non deve avere un freno motore che viene sforzato di bestia. Però sono anche moto che nascono per stare in circuito, quindi se usi il freno motore non è che la distruggi la prima volta che lo usi, ovvio, non bisogna esagerare come dei matti. Su queste invece, cioè, quante volte ti intraversi con questa di freno motore? Cioè, sei... tu. Ecco, infatti, allora, leggevo che una particolarità di questo 4,5 è che ha filtro dell'aria e serbatoio invertiti. Ah, che c'ha le pedaline. Ah, che bello. Ma non credo sia omologata per 2 sta roba comunque. Per 1 no. Con la chiave, blocca disco, tanta roba. Cioè, blocca sterzo. Ovviamente, ragazzi, 5 marce. Mi faceva un accenno sui rapporti, dicendomi che secondo lui sono un po' tanto corti. Io ovviamente non sto a fare le peggio scannate, perché non la conosco. Mamma, sentila di freno motore proprio. Cioè, non devi toccare il freno. La frizione è il mister Eddie Janno che la tiene sempre in mano. Questa volta può scordarsela. Mamma mia, quanti intraversini questo bolide. Comunque lo si sente, che non ha il serbatoio davanti, perché senti proprio, lo senti il baricentro che è centrato e non è, cioè l'anteriore è proprio leggero. Mamma! Cosa non è, raga? Mamma mia, che bello. On off non c'è. Sembra strano quasi, è una moto di questo tipo. Mamma mia, cioè non tocco il freno io, non tocco i freni, è una cosa assurda.
Che poi sembrerò un babbo perché è una reazione inutile, perché tutti sanno com'è il quattro tempi, sanno che col freno motore te la puoi, ti puoi divertire. Mamma mia, oh, che bestia. Oh, cos'è? Frizione antisaltellamento. Mamma mia. La sento tanto la differenza del serbatoio. Va che lo senti, cioè io se lo noto, avendo appena usato questa, poi che ha il baricentro che è sul culo, cioè la sento molto agile, molto, poi vabbè, non l'ho tirata, anche perché non è una moto che conosco e è strano da vedere, non c'è il serbatoio lì, e sei lì che dici what the fuck, questa roba credo che sia tipo il minimo forse. Ci fermiamo un secondo ragazzi, poi andiamo a lavarle. 5 minutes later. Il programma è cambiato un tantino, non andiamo più a lavarle, ma andiamo al Galassia, dove facciamo uno sparino 4,5 contro 125. Ma l'hai mai slimitata tu? No? Vabbè, c'è sempre la prima volta, Arbax. Direzione Galassia, dunque. Opinioni a caldo. Vabbè, usata in 30 secondi. Una figata. Divertentissima, come vi dicevo. Onestamente io, come ho detto nel video in cui provavo il 4,5 del fratello di Belo, un 4,5 non me lo comprerei. Ma non per cose strane, semplicemente perché 4,5 ragazzi è una moto con la quale o vai in pista, oppure cioè dove vuoi andare? Viaggiare di certo non viaggi. Se devo prendermi un 4,5 per andare a fare Selvino, per andare in Zambla, cose che tanto faccio già col 125, rimango col 125. Futura moto? Ma il problema rimane questo. Se trovi uno sponsor che te lo regala, insomma, non lo butti di certo via. Diciamo che non sarebbe una mia prima scelta, ecco, mettiamola così. Fatemi sapere invece voi che cosa ne pensate, se ne avete mai provato uno, se lo vorreste, se ne avete uno. Ah, tra l'altro raga, ora vi faccio ridere. Ieri sera ho visto un sito in cui dava un paio di specifiche, appunto spiegava questa storia del serbatoio al contrario, e tra queste cose c'era scritto potenza 15 cavalli, che è, cioè, ridicola, nel senso che stavo dicendo, ieri sera ho guardato un po' su un sito un po' di informazioni, questo qua avrebbe 15 cavalli. Cioè la sua faccia dice tutto, non stiamo a specificare proprio che cosa intendiamo, ma sentilo, sentilo. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking not to fly to your hotel and I beep, 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 beep. Io mi chiedo dove sia finito Armax a questo punto. Al Galassia. Comunque raga, momento spam assolutamente. Andando su eduardoianone.com/shop trovate dei prodotti che, cioè, lo vedete questo? Cioè, qualità. Quanto sono grossi sti cartelli? Quando li vedi in strada dici, ma è piccolo, cioè, piccolo. Invece è grosso, cioè, potrei essere io in questo camion qua che passa e mi guarda. Cioè, chissà che cosa pensa. Boh, io, uno che parla da solo, era davanti ad un cartello a mettersi in orizzontale. Armax me la fa riprovare un attimo per farmi sentire l'essenza che crede che io non abbia ancora. Seconda? Vabbè, è anche un 4,5, eh. No, in seconda secondo me non l'ha tenuta su di giri. Anche perché ho visto che la frizione stacca proprio, cioè c'è proprio un punto dove stacca proprio. E niente, raga, anche questa giornatona così finisce qui. Mamma! E ridi così!
Quindi ragazzi, dopo questo magnifico save da parte di Armax, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, a me registrarlo è piaciuto veramente tantissimo. Vi invito a farmelo sapere lasciandomi tanti bei mi piace e un commentino qui sotto nei commenti, ovviamente. Vi ricordo che andando su edoardoiannone.com/shop accederete al mio shop ufficiale con la nuova collezione, tutto in sconto del 10%. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Noi ci rivediamo tra pochi giorni con un nuovo video e... adios!